fare un pezzo di un intro così e poi per dire pazzi subito dopo. Quando ho iniziato a fare surf? 1989. Era... cioè, quando ho iniziato a fare surf alla secca, in realtà, che era settembre 1989. Avevo già provato l'estate prima o due estati prima a Roma con degli amici durante le vacanze. Mi avevano fatto provare, mi avevano prestato una tavola e ero entrato in mare. Ho scoperto che c'era il surf qua in Liguria, era tipo il 93, perché Enrico, Harry, col sup, mi ha detto, ah, ho visto gente, noi andavamo in canoa all'epoca, andavamo tanti in canoa, giocavamo a canoa polo, e quindi non avevamo, pigliavamo le onde con la canoa, e mi sembrava già di aver trovato così l'illuminazione. Poi in realtà, niente, ci hanno detto che a Varazze avevano visto comunque che si surfava, e io ho detto, sì, vabbè, California. Una volta poi è tornato Guglie dalle Hawaii e io Guglie lo conoscevo di vista, non eravamo ancora amici, era il 95-96 e lui ci ha instradato poi tutti, nel senso che lui ci ha portato in mare, anzi come dice lui nel mare, e ci ha iniziato ad amare il mare come veramente amiamo, non solo per le onde ma per il rispetto del mare. Ciao! Faccio il surf qua da più di 20 anni, ero proprio un ragazzino e le prime volte è stato amore a prima vista, è stato magico, anche perché questo posto era un posto che a differenza di ora era veramente segreto, era un secret, era inaccessibile praticamente e eravamo un manipolo di ragazzini di Arenzano a divertirci qua con un paio di punti di riferimento come Guglie e Gianlu Patelli che ci hanno insegnato tantissimo sul surf, sull'educazione, ci hanno fatto crescere in mare. Io faccio surf qua da più di 15 anni saranno più o meno e mi ha portato qua la prima volta Guglie, praticamente bendato perché in un clima di paura e rispetto totale verso la secca e i suoi abitanti. Questo clima, diciamo, l'attitudine la mantengo ancora adesso, l'ho mantenuta per tutti gli anni e credo sia quella giusta per questo spot, di rispettare il mare e tutte le persone che surfavano qui prima di me e così per le nuove generazioni. Mi ha insegnato praticamente Guglie, infatti ne ho preso, diciamo, il buono e il cattivo, la passione per le onde grosse che ogni tanto ci porta a fare qualche bella facciata. Mi chiamo Este, cognome Este di Mare. È cominciato tutto quando Lu ha aperto il negozio, local surf shop, eravamo tutti pischellini, no? Chi più chi meno. Poi da lì è cominciata un po' la nostra vita surfistica. You know.
eravamo io e Gianlu Patelli. Ne siamo entrati alla secca perché prima di noi Fabio Valle aveva fatto surf in quel posto, era entrato una, due, forse tre volte l'anno prima o due anni prima. E sapendo questa cosa qua, abbiamo trovato due amici che erano rientrati dal Brasile, dove si erano comprati due tavole da surf, ce l'hanno prestate e quindi insomma siamo entrati nel mare un po' raffazzonati, ecco, mancava il liscio, mancavano le mute, ma insomma in qualche modo un bagno siamo riusciti a fare. Non c'era internet e quindi come si faceva a sapere se c'erano le onde? Vabbè, si guardava con gli occhietti. Io e Guglie e altri amici andavamo a vedere il bollettino di Porto Sole Sanremo in porto, dove c'era questo Achille pennellatore che ci deliziava con le sue chicche, con queste burrasche di Maestrale Forza 8. Noi avevamo mangiato la bava alla bocca. Quindi se non poteva andare al porto doveva andare in una cabina del telefono, mettere un gettone dentro, uno o due gettoni dentro il telefono, insomma, e chiamare il bollettino. La secca era molto diversa da come la vediamo adesso, nel senso che quando avevano dragato il porto sono di quei camion, hanno scaricato, quindi qua era tutta sabbia e noi geni cosa facevamo? Ci buttavamo giù dalla discesa con le tavole da surf devastate, perché c'era Ceppino con le sue tavole marce, e ci buttavamo giù con la tavola giù di qua, quindi arrivavi praticamente, entravi direttamente in acqua perché non c'era neanche una pietra qua sotto, era tutta sabbia, sembra di essere le Maldive col cromo, no? Mollavamo lì il motorino, ci buttavamo direttamente giù con le tavole, una sorta di snowboard con le tavole da surf sulla sabbia, ci divertivamo così come degli scemi, arrivavamo in fondo, ci sfracellavamo sugli scogli, ma avevamo 15 anni e erano grandi anni. C'era un molettino che era un molo, effettivamente andava fuori 5-6 metri. Che era un moletto che abbiamo abbracciato tutti con grande amore e passione, e c'era quel molo lì che è il molo attualmente di oggi, che però era molto molto più piccolo. Quindi noi cosa facevamo? C'erano due picchi, picco Guglie, che era un picco in mezzo al mare laggiù in fondo, che non ci obbligava solo lui quando era, perché Guglie all'epoca pigliava veramente le bombe, anche adesso, ma all'epoca c'aveva due palle d'acciaio intarsiate, e il picco Matte, che è questo picco qua sotto che pelava il primo molo, che era un'onda velocissima, e a me piaceva molto quest'onda qua sotto effettivamente, quindi picco Matte e picco Guglie sono rimasti abbastanza nella storia.
from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Questa è un'onda da non sottovalutare perché è un'onda potente che muove tanta acqua, ci sono tante rocce e quando è grosso può essere pericolosa. Non è sicuramente un'onda per tutti, è un'onda che va rispettata e bisogna avere il giusto timore prima di entrare. Qua alla secca quando arrivano onde alte, ultimamente arrivano delle onde che pestano. E abbiamo ogni tanto mareggiati con delle belle misure. Una delle migliori è stata, sono arrivato qua, era circa, saranno state 3 del pomeriggio, una cosa del genere. E a un certo punto duni in mezzo al mare con un caschetto giallo, ma in mezzo al mare vuol dire in mezzo al mare, a 300 metri da riva, ci saranno stati 3 metri e mezzo d'onda, forse qualcosa di più, era una delle mareggiate forse più grosse che io abbia mai visto qua, con queste bombe atomiche. A un certo punto vedi in mezzo e dico, io quello lo conosco, e arriva l'elicottero. Cioè a un certo punto vedi Guglie che surfa, perché era Luca, che surfa con l'elicottero che praticamente lo seguiva avanti e indietro, avanti e indietro. Vedo che si avvicina, ma stavolta col portellone aperto e l'omino che mi guarda con due occhi così, e io dico, tutto a posto, mi sto divertendo. Perché sono arrivati, non ricordo bene se la capitaneria di porto o i carabinieri che l'hanno fatto uscire. Invece in realtà lui se la stava surfando in totale serenità, anche perché Guglie forse erano gli anni che era tornato appena dalle Hawaii o dall'Australia, non ricordo. E se l'è gestita in totale serenità. Questo posto mi ha insegnato anche tanto sul rispetto per il mare, anzi non sul rispetto ma sul timore vero per il mare, perché una volta, una ventina d'anni fa, ho rischiato veramente seriamente di annegare, chi era con me lo sa, mi hanno tirato fuori dall'acqua che ero veramente rimasto sepolto sotto una serie gigantesca. Serie da 6 o 7? Più di 3 metri, balzino rimane sotto a una serie. Io una cosa così ho pensato, va bene, ok, è un giusto giorno per morire. Praticamente ha boccheggiato e galleggiato per 100 metri, perché era tipo 150 metri fuori, una roba incredibile. È arrivato qua sotto, io avevo ancora la muta, sono corso, l'ho tirato fuori dall'acqua, tavolei, balzino, non riuscivo più a respirare. Se è seduto qua fuori si era anche a mezzo aperto un piede. E questo è stato un altro triste aneddoto di anni rubati all'adolescenza, ma a 45 anni ci siamo arrivati voi tutti. E da quel momento lì ho capito che bisogna veramente stare sotto il proprio limite, non andare oltre, perché sennò inizia a diventare un problema grosso.
E quindi niente, dopo 25 anni continuiamo a surfare, amare il mare come ad allora. Chiaramente io però non sono più quello di una volta, e a quando non potrò più probabilmente venire qua a surfare la secca, o andrò in evoluzione con un SUP, che potrebbe essere una buona soluzione, o mi metto con la mitraglietta qua sulla punta a steccare tutti quelli che ci rompono le balle. Nonostante tanti anni e tanti cambiamenti, la passione è sempre rimasta uguale, e eravamo stamattina insieme con Guglie, quindi si invecchia, ma i momenti insieme sono sempre gli stessi belli. E in tutti questi anni è sempre uguale, è sempre bella, la secca è sempre la nostra passione, sono onde stupende, la crew che la frequenta è sempre più bella, siamo affiatati, abbiamo tanti ricordi insieme, tanti ne faremo. Però nonostante tutto teniamo duro anche noi vecchietti e continueremo a darci dentro per tanto 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 tempo. Io comunque direi che niente di particolare d'altro, insomma, diciamo che ci siamo divertiti, sono stati anni d'oro e continuiamo a divertirci. Respect the locker. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Yeah. Should I cool it or should I blow? Yeah.